Ciao a tutti ragazzi, sono Mattiz e bentornati sul mio canale. Eccoci qua, tornati finalmente con un nuovissimo video di Brawl Stars. Ed eccoci qua con la prima challenge di questo nuovo gioco. Anche perché non sarei Mattiz se no. Ho già in mente tantissime idee, ma come prima challenge di Brawl Stars ho deciso di giocare senza sparare, di provare a vincere una partita senza sparare. Sì, senza sparare. Brawl Stars. Pium pium. Sarà una cosa abbastanza complicata, però noi ci proviamo. Io ve lo dico direttamente così: se volete un nuovo episodio delle challenge su Brawl Stars, visto che ho un sacco di idee in mente, se volete consigliatemele anche nei commenti. Però se volete il secondo episodio delle challenge, proviamo a raggiungere almeno gli 8000 mi piace per questo video. Ma basta, non perdiamo tempo, andiamo direttamente in game. Mi chiedo come sia possibile vincere una partita senza sparare, però facciamo che diversifichiamo un pochino. Nel senso che andrò a fare una partita per ogni modalità, quindi una partita su Raffagemme, una partita su football e una partita su sopravvivenza, in una di queste due. L'obiettivo di oggi è quello di vincere almeno una partita su queste tre. Il problema sarà vincere nella modalità sopravvivenza, perché alla fine quando resterò uno contro uno in qualche modo devo fare per vincere, no? Ma la cosa fondamentale è il personaggio, cosa possiamo utilizzare? Allora, consideriamo che in qualche modo in realtà possiamo far vincere la squadra, perché se io mi metto tipo il primo, no? Che c'ha veramente un sacco di vita, potrei mettermi, che ne so, davanti agli alleati mentre hanno poca vita, da fare tipo da scudo, così da salvarli. Secondo me ci potrebbe stare come strategia. Oppure su Raffagemme potremmo essere noi quelli a prendere tutte le gemme, perché poi io mi nasconderei sempre. Ah ok, non posso sparare, quindi ragazzi stamano ce l'ho libera. Provate anche voi a fare sta challenge e ditemi come va a finire. Avete 3 partite a disposizione. Bene, io mi devo assorbire tutti i colpi di questi qua praticamente. Bro, Colt, ti salvo io, Colt. Ti salvo io. Sono il tuo bodyguard oggi. Ok, Bull, arrivo io, tranquillo. Ok, è un problema però se cheatano. Bravo, sparate lui. Mamma mia ragazzi, che squadrone. Ce la facciamo, ne sono sicuro. Io ragazzi sto giocando solo con una mano, lo potete vedere. Ah no, in effetti è vero, lo potete vedere pure dallo schermo che non sto sparando. Quanto mi verrebbe voglia adesso di sparare certi colpi che voi manco avete idea. Ok, si sta iniziando a far sentire il 2v3. Sì, si sta iniziando a far sentire tantissimo. Ragazzi, io non so come fare, questi non sparano. Bull, io ti sto provando ad aiutare, però... Aiuto. Ok, ti aiuto io. Vai, spara a me, uccidimi, non fa niente. L'importante è che... Bravo. Guardate la torretta, non la posso distruggere. No, è qualcosa di impossibile, ragazzi. Vai Bull, ti copro io. Uccidete qualcuno, però. Sì, confermo. Prima sconfitta. Anche perché con le hit che mi tirano gli avversari, loro prendono anche la mossa speciale, mentre io alla fine non faccio nulla. Quindi è come regalare punti ai nostri avversari. Allora, magari dopo ci torniamo su Raffagemme, però voglio provare su Foot Brawl invece, perché io potrei fare quello che prende sempre la palla. Non sarebbe male, mi ci potrei anche divertire. Secondo me questa è l'unica modalità fattibile. Nelle altre è veramente impossibile vincere. Cioè, ad esempio, se io mi metto a prendere la palla, a tirare tipo agli avversari, cose così. Aia, certo se mi caricano però. Ti aiuto io, vi aiuto io. Mi posso mettere in porta. Fermi tutti, mi è venuta l'idea della vita. Tieni, piate sta palla va. Che io non posso fare niente se no. Fermi tutti, io mi metto in porta. Io mi metto in difesa ragazzi, guardate. Sono quello che prende sempre la palla, ok. Ah ma non posso tirare perché il tasto per sparare. Vabbè ragazzi, tirare e sparare sono due cose diverse. Facciamo che si può tirare, mettiamo sta regola. Ok, si smarca tutti. È il primo muore. Tieni, riprenditi la palla, va. Ok, questo è un casino. Siamo morti. L'unica cosa che possiamo fare in questo momento è tirare una palla. Ora provo a mettermi in porta perché stanno arrivando i nemici. Tranquilli. Ci sono io. Sì, bravissimo Mattiz. L'ho presa. Che bello salvare la palla sulla riga. Ok, corro senza mai fermarmi. Mi hanno ucciso. Bene, ora è un problema. Però arriva il primo. Senza paura è il primo. Senza paura. No, ci stavo per arrivare. Siamo morti, abbiamo perso. Non ci voglio credere. Poi mi dite, Mattiz, però hai pochi trofei. Guardate che video faccio. Oh, ok, io ci riprovo però, non mi arrendo. Lui c'ha il primo bello. Si prende la palla e la difende. Ok, anche io dopo devo fare così. Io però non posso sparare, mi posso mettere solo in porta ragazzi, vorrei dirvelo attraverso i messaggi ma non si può messaggiare in partita.
Allora, facciamo che io mi metto davanti al primo. Lui pensa che lo ferisco, invece no. Niente, raga, mi tocca stare in porta. Mi metto totalmente in porta. Loro ci stanno distruggendo già. Ci hanno praticamente chiuso in porta. Però va bene così. Non è un problema. Io, raga, resterò fermo qui e nessuno mi sposterà. Bene, l'ho parata. Ok, me la campero. Se riuscissimo a tenere uno 0-0 non sarebbe male, almeno posso dire di aver fatto un pareggio. Se io mi faccio il giretto tattico di qua, non è vero, bravi, uccidetelo. Ok, no, siamo chiusi, via, fuggire. Allora, sto riuscendo a tenere la palla in difesa, però non ci siamo per niente. Ok, vado di qua. Oh, corsia libera sulla destra per Matiz, è il primo, si accentra. Fa la finta, se ne arriva dietro. Mi venite ad aiutare, mamma mia. Guarda questo, bravissimo Bull. Attenzione, se ne va. No. Boom. Mamma mia, 1-0, let's go. Oddio, difendiamo ragazzi. Non me ne frega niente. Difendete questa porta adesso. Non voglio più sentire gol. Ce la possiamo fare. Non so se mettermi in porta oppure non lo so, raga, non lo so. Io mi metto in porta, l'ho parata. Non ci voglio credere, raga. Sono un pro. No, sì, ancora mio. No, non ci... Ha tirato fuori. Vabbè, ragazzi, è il primo che tira fuori e la palla la prendo io. Datemela a me. No. L'ho parata di nuovo. No, ragazzi, ma cosa sto facendo? Allontanate questa palla, vi prego. Raga, ma quante volte la sto parando? Per favore, fermatela. Ci sono io, nessun problema. Fino a quando c'è Matti, se non ci sono problemi. La paro. Bravissimi. Non ci voglio credere, raga. Abbiamo vinto. Ce la facciamo. Dammi questa palla. Al secondo tentativo, ma ce l'abbiamo fatta. È stato veramente troppo divertente, soprattutto parare tutte le palle loro, tutti i loro tiri sulla riga. E il primo vince. Questi ragazzi mi propongono di fare un'altra partita, ma sapete che vi dico? Proviamoci un'altra volta, così dopo andiamo a fare il Battle Royale. Però adesso riproviamoci un'altra volta perché mi sono divertito troppo. Vabbè, guarda la loro squadra. E il primo è Bull. È un casino adesso, eh. Io, ragazzi, me la gioco come prima. Se volete tiratemi la palla, la prendo io. Bene. Allora, la strategia che ho usato prima non è stata male. Adesso noi facciamo prendere... Ok, è morto, perfetto. Ora è un casino. Bravi, loro fanno tutti il giro di là. Bravi, stupidi. Ora c'ho lei che mi copre. Io vado di qua. La torretta deve uccidere poco. La torretta ha ucciso poco. Ok. È nostra, non arriva in tempo. Solo Jesse può uccidermi. Io faccio il giro di qua. Tiro. Chiamatemi Cristiano Ronaldo dopo questo video. No way. Allora, no. Aiuto. Help. No, la devo tirare via. Questi ci ammazzano. Perfetto. Meglio così, fidatevi di me. Almeno li facciamo perdere un pochino di tempo. Io mi metto qui a difendere, nessun problema. Però qualcuno deve sparare perché non posso uccidere. Cerco di ricordarvelo, amici miei. Io sono in difesa, nessun problema. C'è Jesse insieme a me. Bull non so cosa sta facendo. Ok, sono rimasto solo io. Me la passa, ragazzi. Posso anche camperarmela per 1:16 se volete. Nessun problema. Oh, via. Tanto mi basta giocare con una mano alla fine. Allora, io aspetto che rinasce. Ah, ma Bull nostro è vivo. Bull nostro è lì. Allora posso attaccare. No, probabilmente non posso attaccare. Meglio non morire che attaccare. Ok, mi sta attaccando Bull. Ragazzi, è un problema adesso. È un vero problema. Siamo chiusi. Mi hanno chiuso, raga. Oh, cacchio, non ci voglio credere. Bull devi uccidere tutti. Bull, sto per morire. No. No way, raga. Mi sa che hanno segnato. Io spawno tra 3. 1, arrivo. No, raga, hanno segnato. 1-1, 22 secondi. La situazione adesso è critica. Provo a prendere la palla. Bravissimo. No, non doveva morire Bull. Non ce la faccio a segnare, raga. Stanno lì in difesa. Aspettate, li frego. Il tiro all'ultimo. No! Pareggio. Tempo extra. Ah, non finisce così la partita.
This is a problem. This is a problem. This is a very, very, very... No, 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 questi si passano la palla, raga. La para, e la para Matiz. Senza problemi, senza problemi. Oh, cacchio, sono morti tutti, non ci voglio credere. Sono vivo, ci sono, Jesse, mi devi coprire. Jesse, mi devi coprire. Tieni la palla, Jesse. Jesse, prendi quella palla. Siamo morti. No way, è rimasto solo Bully in vita. Non ci credo. Ce la siamo combattuta fino alla fine. Questa cosa è troppo divertente comunque. Fidatevi di me. Bene, diciamo che almeno una modalità l'abbiamo vinta. Adesso noi andiamo a sopravvivenza. E non, sinceramente non so perché sto andando a farlo. Precisiamolo, Però lo facciamo comunque. Io qui ho una strategia che mi ricorda particolarmente un gioco che si chiama Fortnite. Non so se... No, raga, ho messo la modalità sbagliata, non ci credo. Possiamo quittare perché qui perdi 111 di vita ogni volta che passa un secondo. Quindi ecco. Ma probabilmente ormai è troppo tardi anche per sopravvivere, guardate. Perdo vita in continuazione senza recuperarla. Addio. Oh, un trofeo ho preso però, senza giocare. Ma è la stessa cosa per quest'altra mille laghi, perché se si perde vita pure qui, raga, la sopravvivenza non la possiamo giocare. Forse questa no, Forse questa è quella normale. Ok, no, no, questa è quella normale, quindi sì, ecco qui. Strategia Fortnite attivata. Il problema è che dovremmo già iniziare a cercare un posto più centrale, perché qui ora che parte la tempesta... Oh, stai calma tu, Voi non mi vedete, io non esisto. Posso provare a fare così, ci dobbiamo già spostare. Vediamo se nessuno mi vede, secondo me no. Ok, ci siamo, già questo posto non è male. La tempesta ci metterà un bel po' ad arrivare qua. Vi ricordo che questa mano è come se fosse congelata, non la possiamo usare. Quindi, la situazione è che lì al centro si stanno fightando, guardateli. Siamo rimasti in 8. Obiettivo, raga, proviamo ad arrivare almeno quarti. Almeno ci prendiamo i trofei. Anche quinti prendiamo i trofei. Però quarti è più bello. Ok, Shelly, tu devi stare lì. Non devi neanche provare ad avvicinarti, ma nemmeno a pensarci, Shelly. Shelly. No, Shelly. Shelly, non ci credo. Ci ha ammazzato. No way. No way, Shelly. No way, Shelly. Cioè, no, no, Bull, cosa vuoi da me? Ma cosa ti ho fatto di male? Io scapperò all'infinito tanto. Ok. Ho trovato un altro posto, Vai qua, ok. Tutti calmi, nessuno ha visto che noi siamo andati qui. Molto importante, Bull. Vedi quello che devi fare, Bull. Io mi preparo a scappare. Siamo quarti, raga. Mamma mia, che benessere. Mo se arriviamo anche terzi è il top. No, no, impossibile, impossibile, come ha fatto a vedermi. Però guardate un po' qui, 3 trofei per noi, ragazzi. Ricapitoliamo tutto quello che abbiamo fatto. A Raffa Gemme l'abbiamo persa, anche se ci ho provato una sola volta. Foot Brawl l'abbiamo provata 3 volte, ma comunque alla seconda partita siamo riusciti a vincere. Quindi trofei per noi. E anche sopravvivenza, ragazzi, senza sparare, abbiamo fatto quanti trofei? 3, se non sbaglio. Comunque, ragazzi, io spero che questa prima challenge di Brawl Stars vi sia piaciuta. Io mi sono divertito tantissimo, spero di aver fatto divertire anche voi. E ve lo ripeto un'altra volta, solamente ad 8.000 mi piace arriverà la seconda puntata del... le challenge su Brawl Stars. E so già quale challenge fare, però non ve la spoilerò. Noi come sempre ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ricordate di attivare la campanella delle notifiche se ancora non l'avete fatto. E niente, ciao ragazzi.